Ciao a tutti e bentornati su 3DCraft. Oggi parleremo di stampa 3D a resina. Capiremo insieme come funziona questo tipo di processo e inizieremo a parlare delle resine polimeriche usate per questa tecnica di stampa. Questo tipo di tecnica, chiamata anche SLA, utilizza una particolare resina liquida fotosensibile che, esposta sotto i raggi UV, polimerizza e passa dallo stato liquido allo stato solido. Poste queste premesse, analizziamo le singole componenti principali di queste stampanti. Nello specifico io utilizzerò come esempio una Helicon Mars Pro, stampante che ultimamente ha spopolato per la sua resa di stampa e facilità d'uso a costi molto accessibili per un pubblico hobbista. Il primo apparato di stampa immancabile è ovviamente il piano di stampa, che al contrario della stampa FDM, man mano che il processo avanza, si muove verso l'alto, al contrario della stampa a filamento. Nelle stampanti a resina, il piano è generalmente l'unica parte in movimento ed è azionato da una vite infinita, mossa da un motore stepper. Nelle ultime stampanti viene utilizzato un binario a guida lineare, che dona un'ottima precisione al principale movimento che deve compiere questo tipo di stampante. Il secondo elemento che andremo a vedere è il sistema di proiezione della luce. Tipicamente abbiamo tre metodi principali. Nel primo viene utilizzato un laser che disegna lo strato del modello tramite l'ausilio di specchi in movimento. Il secondo utilizza un proiettore DLP che imprime fotogrammi dei vari strati. Il terzo metodo, quello che utilizzeremo in questo caso, è un proiettore LED monocromatico ai raggi UV, che con questo tipo di luce permette alla stampante di avere una maggiore velocità nell'imprimere ogni singolo layer del modello. Ultima componente, ma non per questo meno importante, è una vaschetta che contiene la resina liquida, dove sul fondo è posta una pellicola in felpe trasparente che permette il passaggio della luce. Fate sempre molta attenzione a questo componente perché è estremamente delicato ed è dove di fatto avviene il processo di polimerizzazione di ogni strato del vostro modello. Il processo nella sua spettacolarità è molto semplice. Si agita con cura la resina per qualche secondo. Si versa la resina nel vat fino al livello consigliato, che è in genere indicato. Si avvia la stampa e il piano si immergerà nella vaschetta fino a rimanere distaccato dal felpe per una distanza convenzionale di circa 50 micron. Il proiettore UV espone il primo strato e la resina reagisce solidificando. I primi layer, in genere 10, verranno esposti alla luce per un tempo di 60 secondi, i successivi verranno esposti a un tempo molto minore di circa 8 secondi a strato. Dopo ogni esposizione il piano salirà per permettere alla resina di rilivellarsi sul fondo della vaschetta e passare allo strato successivo. Ultimata la stampa, il pezzo andrà lavato ed esposto sotto i raggi UV tramite l'ausilio di un fornetto, ma per questo magari faremo un altro video. Capito il processo di stampa, torniamo a parlare delle resine. Purtroppo, come si suol dire, non è tutto oro quello che luccica. Le resine hanno necessità di alcuni accorgimenti volti a tutelare la vostra salute. Infatti, ancor più della stampa FDM, è necessario utilizzare gli opportuni DP. Le resine generalmente sono dei monomeri stabili che a contatto con la pelle o con le vostre mucose potrebbero nuocere gravemente alla vostra salute. Come per i filamenti di stampa, anche per le resine disponiamo di una notevole varietà di materiali, anche se per il momento possiamo dire che abbiamo due macrocategorie: quelle che necessitano di un successivo lavaggio in alcol isopropilico e delle nuove resine che hanno fatto impennare l'uso di questo metodo di stampa, che possono essere lavate sotto della semplice acqua. Attenzione però che questo non significa che non sia necessario utilizzare gli opportuni dispositivi di sicurezza e smaltire comunque in modo corretto gli elementi di scarto. Ora cerchiamo di fare un riepilogo dei pro e dei contro di questo metodo di stampa. Sicuramente è una stampa adatta a creare modelli estremamente piccoli e dettagliati. Il processo di stampa per singolo strato è molto più rapido, circa 8 secondi a layer. Con stampanti molto economiche e poco adatta per stampe di uso meccanico che necessitano di una forte fedeltà dimensionale, ma al contrario si riproducono molto bene oggetti ricchi di curve che necessitano di molti supporti perché hanno numerosi sottosquadri. A differenza della stampa FDM, conviene stampare modelli distaccati dal piano e inclinati tra i 30 e i 45 gradi. Ultima cosa da non sottovalutare è che, aumentando il numero di modelli sul piano, il tempo di stampa rimarrà invariato. Sarà dettato sempre dalla quota massima moltiplicato gli 8 secondi circa a strato. Come sempre spero che il video vi sia stato utile e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Inoltre vi ricordo che cliccando sul link 3DCraft potrete accedere al blog dove troverete tanti altri contenuti inerenti al mondo della stampa 3D. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!